Con la presentazione all'Università del libro Oltre la paura si parla e si riflette sulla sicurezza, sulla criminalità e sulla violenza urbana. Non a caso è stato fatto qui al Pionta perché purtroppo da qualche anno è considerato uno dei luoghi pericolosi della città, però anche il luogo in cui appunto all'Università si fa ricerca, si formano i cittadini di oggi e di domani e di conseguenza ho ritenuto estremamente importante se partisse qui da un confronto che peraltro è già avviato attraverso l'amministrazione comunale, l'università e la ASL, proprio per ripensare questo luogo. Le città in particolare diventano insicure nel momento in cui i legami sociali tra le persone vengono meno. Quindi la sfida è proprio quella invece di rinforzare tali legami. Ho scritto questo libro con Roberto Cornelli, è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2013 e ci occupiamo in questo libro di vari temi che riguardano appunto la violenza urbana, l'odio razziale, la psichiatrizzazione del carcere. La marcia di Parigi è stata la dimostrazione empirica di come sia necessario oggi ridare alla parola comunità un nuovo slancio, cioè ridare a una vita collettiva la possibilità di ricominciare ad avere una forza e di non lasciare che le città diventino, come purtroppo stanno diventando, sempre più, soprattutto in certi quartieri, dei dormitori dove le persone non possono che esasperare la loro sofferenza e le loro angosce.